Grazie per supportare il nostro canale. Stati Uniti: Weekly smentisce le voci di crisi tra i Bennifer. L'attore e la cantante sarebbero perdutamente innamorati in cerca di una casa che diventi il loro nido d'amore. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno interrotto la convivenza dopo una lite furiosa. È questa l'indiscrezione che è circolata con insistenza nelle ultime ore e che è stata diffusa da Radar Online. Tuttavia, su Stati Uniti Weekly emerge una versione diametralmente opposta riguardo alla vita matrimoniale dei Bennifer. Una fonte vicina a Ben Affleck e Jennifer Lopez ha smentito le voci di una crisi tra l'attore e la cantante. Al contrario, il loro matrimonio celebrato con una doppia cerimonia durante l'estate procederebbe a gonfie vele. Ecco quanto riporta Stati Uniti Weekly. Ben e Jen sono ancora nella fase della luna di miele. Sono innamorati persi l'uno dell'altra. Essere diventati marito e moglie non ha cambiato molto la loro relazione, eccetto per il fatto di averla resa ancora più solida. Stanno cercando una casa da comprare insieme e sperano di trovarne presto una che renda felici entrambi. Jennifer Lopez ha due figli, Emma e Max, nati dal matrimonio con l'ex marito Mark Anthony. Ben Affleck, invece, ha tre figli, Violet Ann, Serafino Rose, Elizabeth e Samuel. Nati dal matrimonio con l'attrice Jennifer Garner. Secondo quanto riferito dalla fonte a Stati Uniti Weekly, Ben Affleck si starebbe dimostrando paterno anche con i figli di Lunga L.O. e i bambini. Insieme, costituirebbero una grande famiglia allargata. Jen sta lavorando duro e Ben ha assunto i compiti di un padre e aiuta i bambini. Jennifer adora il fatto che lui sia un padre così bravo e che possa sempre contare su di lui. Ben la sostiene sempre ed è andato anche a farle visita sul set. I bambini della coppia vanno d'accordo e amano trascorrere del tempo insieme come una famiglia allargata. Ben e Jen non vedono l'ora di trascorrere le feste insieme e condividere le loro tradizioni.